Ciao a tutti amici, bentornati. Mi avete fatto tutti una marea di domande sulle MG ZS. Le sto ancora testando, le sto provando e le sto frugando perché ogni tanto mi accorgo di qualcosa di nuovo. Ogni tanto qualcuna rientra, qualcuna esce e quindi nel poco tempo che ho vado e cerco dei piccoli dettagli di queste macchine che effettivamente mi sono piaciute, stanno piacendo, ne stanno vendendo tante e poi col tempo si vedrà se effettivamente è una macchina che vale. Perché la qualità costruttiva è effettivamente buona, o inizierà a dare qualche problema. Questo lo potremo vedere solo durante il corso del tempo, anche perché è appena uscita. Hanno, le mie hanno tutte pochissimi chilometri, hanno 1000-1500 km, quindi non si può ancora parlare né di consumi come il video che ho fatto precedentemente, perché, ripeto, è un video che ho fatto sui consumi, ma con chilometraggi così bassi, dove la macchina non ha neanche effettuato un vero e proprio rodaggio, i consumi sono un po' falsati. Comunque, sono a bordo di questa MG, stavo provando il navigatore satellitare e ho scoperto che l'auto ha una presa USB qua, guardate, proprio qua su, dove troviamo lo specchietto retrovisore. Ce l'ha proprio qua, una presa USB. Qualcuno mi ha chiesto se i fari sono adattivi e io vi dico che i fari sono adattivi, ossia se si gira il volante il faro fininebbia si accende nella direzione della sterzata per aiutare alla fine. Vedete, quello è spento, io adesso ho girato il volante e questo è acceso. Un'altra cosa, mi avete chiesto se si accendono i fari quando si apre l'auto, adesso ve lo faccio vedere. Quando vado a chiudere il veicolo, vedete, si illumina la freccia e gli specchietti si chiudono. Invece, quando vado ad aprirla, si accendono i fari, vedete, si accende il LED e gli specchietti si aprono. Un'altra cosa che mi avete chiesto è cosa si trova nel kit di gonfia e ripara, ed è uguale a tutti gli altri kit gonfia e ripara. Il kit si trova sotto questa paratia che poi sicuramente si può scegliere anche con la ruota di scorta. Praticamente nel kit c'è un gonfiato, un piccolo compressore che funziona con la presa 12 dell'auto e c'è una bomboletta è un fluido che va a riparare le bucature. È tutto scritto in cinese. E questo è il gancio per il traino, però qua c'è il vano è un vano per una ruota, quindi alla fine secondo me si può optare per la ruota di scorta. Qua invece c'è un piccolo scasso dove c'è un coperchietto che sicuramente serve nel caso si blocchi la serratura, si infila un cacciavite in questa, si toglie il tappo, si infila un cacciavite e si sblocca la serratura. Ho fatto vari video su come sbloccare queste serrature. Andiamo a chiudere. Un'altra funzione utile è che se non voglio utilizzare la chiave, posso utilizzare i tasti che ho sulla maniglia. Quindi se io vado, clicco, l'auto si chiude e se riclicco, l'auto si apre. Naturalmente devo avere sempre la chiave in tasca a portata di segnale. Un'altra funzione invece molto interessante è questa. Se io vado a cliccare qua, vista 360, a parte che posso vedere da tutte le parti perché attivo le camere dell'auto, posso andare su 3D e vedo proprio l'auto. Vedete che posso scegliere tutte queste angolazioni e vado, vedete, io clicco. E l'auto gira, forse questo no. Ok, cambia l'angolazione, vedete? Posso farlo in sequenza e posso vedere l'auto da qualsiasi angolazione, come cosa c'è, gli ingombri che ci sono, perché le telecamere mi fanno vedere tutto. Guardate. E quindi posso vedere l'auto a 360 gradi. È una funzione molto, molto, molto figa e molto utile. Un altro utente invece mi ha chiesto se l'auto va Apple CarPlay e Android Auto e ce li ha e li troviamo qua. Scusate, ma io non c'entro bene i tasti perché sto tenendo il telefono e quindi non vedo benissimo. Android Auto, se clicco Android Auto mi chiede di collegare il telefono
Con USB invece adesso ho cliccato una marea di tasti, devo tornare alla home. Invece sicuramente l'Apple CarPlay si collega tramite il Bluetooth. Altre cose che ho trovato, veramente ho trovato un manuale, però non mi ricordo adesso dov'è. Ah sì, poi abbiamo il Soundstage, che è praticamente sono tutti i comandi dall'audio e posso spostare, vedete, il livello del suono delle casse in varie posizioni e posso spostarlo anche così col dito. Comunque, si può scegliere il subwoofer se virtuale o meno, se metterlo, e questi sono i parametri di anteriore e posteriore. Qua ci sono le impostazioni dell'equalizzatore. Scusate il riflesso che fa il display, e queste invece sono le impostazioni del volume. Altre cose, cosa avevo visto? Ah, ecco, quello che vi dicevo era questo file guida, che sicuramente, ecco qua, è tutta una guida dell'auto, come se fosse un libretto di istruzioni. Questo è tutto in italiano. Si può scorrere, si scorrono le pagine, vedete? E ci sono tutte le spiegazioni. Pagine della funzione musica, questo dovrebbe essere 8 o 10 pagine. Contatti telefonici, cioè ti spiega in breve cosa devi fare per collegare telefoni, vedete Apple CarPlay, Android Auto, come dare una funzione al pulsante, che è questo pulsante dove si può associare una funzione, e queste sono le funzioni climatizzatore e quant'altro. E con questo tasto si chiude. Per il resto cosa era? Questo era visualizzare. Ah, questo era il menu dove potevamo cambiare le lingue, le modalità. Questo è il Bluetooth. Invece, vedete, c'era collegato un iPhone di un cliente, io adesso glielo cancello. E qua si regolava l'ora e la data. E questo era l'autoradio. Poi, sempre per tornare al menu principale, si cliccava questo. Della vettura l'avevamo già visto anche in un precedente video, dove c'erano tutti i supporti, rilevamento del punto cieco, traffico posteriore trasversale, c'è una marea di roba, bisogna solo alla fine frugarci. Questo altro non l'avevo ancora cliccato. Sì, ecco, era la funzione di questo tasto nello sterzo. E questa è la guida e manutenzione, che ti fa scegliere gli stili di guida, se urban, normale o dinamico. Ragazzi, io per oggi ho finito. Vi ringrazio per aver visto questo video. Come sempre, se vi è stato utile, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Se avete qualche dubbio o volete sapere qualcos'altro, scrivetelo qua nei commenti. Per oggi è tutto e alla prossima.